Perché la scelta di chiamarvi Camaleonti in un periodo in cui i gruppi tendevano tutti a chiamarsi con nomi stranieri? No, perché no? No, no, no. Beh, insomma, Camaleonti perché c'era un programma televisivo che si chiamava I Grandi Camaleonti in quel periodo, e noi a seconda dell'ambiente dove andavamo facevamo dei generi diversi di musica. Cioè, nel senso, aspetta che lo vedo gli occhiali, se no. Generi diversi di musica, cioè facciamo tanghi, valzer, cha cha cha. Poi se c'erano ragazzi facciamo rock e roba un pochino più spinta. Ecco, ce l'hai fatta, Capito? E allora di lì, siccome il camaleonte cambia colore a seconda dell'ambiente dove si trova, ci siamo chiamati Camaleonti, è rimasto il nome Camaleonti. Ma poi c'erano i Beatles, i Dick Dick, che è una gazzella. I Pooh, che è un orsetto, i corvi, che tutte bestie erano, capito? Senti, ma oltre 50 anni di successo, voi avete passato alcune generazioni, anche le più recenti, ma secondo te come mai piace così tanto ancora la musica degli anni 60 e 70? Perché sono canzoni, diciamo che allora c'era stato il grande cambiamento della di generazione di musica, anche i ragazzi volevano contare un pochino di più, cominciavano a svegliarsi, diciamo, ecco, senza togliere niente ai vari Claudio Villa che c'erano allora, Gino Latilla o Carla Boni, così, che a me piacciono ancora adesso, li ascolto, però c'era la voglia del cambiamento che è arrivata sia dall'Inghilterra che dall'America, e allora lì anche da parte della gente c'era questa voglia di... Poi diciamo che le canzoni, comunque la scelta delle canzoni è stata la cosa vincente di questo gruppo, del nostro gruppo, come degli altri gruppi, e la gente è rimasta nel cuore questa voglia di ascoltare ancora le nostre canzoni. Qual è la canzone che ti rappresenta di più? Il tormentone Applausi. Però la canzone che mi piace di più è Mamma Mia, scritta da Lucio Battisti proprio per noi. Senti, l'ultima domanda, poi ti lascio. Sì. Allora, in tutti questi tantissimi anni di successo, c'è ancora un sogno nel cassetto? Un desiderio da realizzare? Ma io vorrei vedere, veramente, guarda, ultimamente poi specialmente sto vedendo delle cose un pochino strane da parte della televisione italiana, la televisione in generale. Cioè, vanno sempre ultimamente gli stessi, come se si spostassero in gruppo. C'è un programma televisivo e vanno quelli, c'è un altro programma e sono sempre quelli. Una cosa da fare veramente, non è un sogno così, è una... Mi piacerebbe veramente fare la rotazione, dice ok, voi siete andati là, adesso tocca a loro, capito? Ma no, non parlo solo per me, parlo anche per gli altri gruppi, ecco, per gli altri gruppi, gli altri cantanti, ecco, che ce n'è tanti comunque. Però il sogno del cassetto, cosa posso dire? Io sono contento così. Avete realizzato tanto. Sì, no. Sull'onda del successo, perché io ho visto spettacolo e voi fate veramente... Certo. Beh, il sogno del cassetto, mi piacerebbe andarmene via dall'Italia, perché sta diventando un paese veramente invivibile, non si può dare la colpa a migranti, queste cose qua, basta, cioè non è giusto, perché è gente che è stata veramente sfruttata dagli europei. Parlo di Francia, Spagna, Inghilterra, anche l'Italia un pochino, ma neanche tanto, e adesso non vogliamo aiutare questa gente qua, ma facciamo veramente schifo, cioè non lo so, io non so tu come la pensi. Cioè, quello che ci sta governando, che poi non è quello che ci governa, ma è quello sotto, che dovrebbe governarci, che non faccio nomi, ma è, secondo me, un ectoplasma quello che dovrebbe governarci. Parlo di Conte, insomma, ecco, cioè non esiste, esistono gli altri due. Mi dà un fastidio, guarda, io non lo so, è più forte di me.